Chiudiamo gli occhi. Iniziamo a collegarci con il respiro. Senza controllarlo, semplicemente osserviamo lo stato del respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Osserviamo lo stato delle nostre emozioni, le sensazioni del corpo, i pensieri. Iniziamo a controllare il respiro e inspirando gonfiamo la pancia come un palloncino ed espirando la sgonfiamo. Inspiro gonfio. Espiro sgonfio. Inspiro gonfio. Espiro sgonfio. Inspiro gonfio. Espiro sgonfio. Continuiamo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. La pratica di oggi sarà incentrata sul mantra Shivoham. Io sono Shiva, io sono benessere. Portiamo le mani giunte al petto per cantare i tre om di apertura della pratica di oggi. Inspiriamo insieme. Oh. Inspiro. Mettiamo le mani lentamente sulle ginocchia e iniziamo a muovere la colonna vertebrale verso destra e verso sinistra, in modo da svegliare i muscoli, le vertebre, facciamo un movimento gentile, ma completo, che prenda tutta la schiena e il collo. Andiamo verso destra, centro, poi sinistra, centro, poi destra. Il risveglio delle energie sottili. Di tutto il nostro corpo è indispensabile. Facciamo ancora qualche movimento, destra, sinistra. E poi ritorniamo al centro e da qui premendo a terra sulle ginocchia, inspirando andiamo in avanti disegnando un cerchio in senso antiorario e espirando indietro. Inspiro avanti ed espiro indietro. Inspiro avanti
Espiro indietro, inarco bene la schiena. Inspiro, mi allungo. Espiro, mi piego indietro. Ancora due giri da questo lato. Poi quando ritorniamo al centro, andiamo verso il lato opposto. Stessimo disegnando un cerchio dorato intorno a noi, facciamo un movimento completo, ancora due giri. Ed espirando ritorniamo al centro. Da qui portiamo la mano sinistra sul petto. E la mano destra sopra. Ci prepariamo a intonare il mantra Shivoham. Inspiriamo. Shivoham, Shivoham. Shivoham, Shivoham. Shivoham. Shivoham, 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 più alto. Shivoham, 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 Shivoham. Iniziamo ad abbassare. Shivoham, Shivoham. Shivoham, 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 Shivoham. Fino a sussurrare. Poi continuiamo a cantarlo silenziosamente dentro di noi. Apriamo delicatamente gli occhi. Portiamo le mani di fronte a noi in modo da camminare in avanti e aiutarci a distenderci in avanti quanto più possibile. Se il tuo limite è all'altezza dei gomiti, va bene così, oppure altrimenti scendi giù fino a portare la fronte sul tappetino, allungando le mani in avanti. In questo modo. Respira.
Shivoham, Shivoham. Cerca di entrare in profondità, di fare dei respiri profondi, consapevoli. Ancora due respiri qui. Al prossimo inspiro guardiamo in avanti verso le mani e espiriamo. Ed inspirando camminiamo lentamente indietro di nuovo, portando le mani indietro. Da qui, inspirando, portiamo le braccia su. Ed espirando andiamo a fare una torsione sul lato destro. La mano destra tocca a terra, se possibile, oppure resta con la punta delle dita a terra. La schiena è dritta. Respira. Ad ogni inspiro immagina come se ci fosse una ponte luminosa, un filo che ti tira su dall'apice della testa. E ad ogni espiro cerca di approfondire un po' di più la torsione. Inspiri profondi, consapevoli. Tre, due, uno. Al prossimo inspiro torniamo al centro, portiamo su le braccia. Ed espirando facciamo la torsione sul lato opposto. Guardiamo indietro verso la spalla sinistra e respiriamo. Tre. Due. Uno. Inspiro, ritorno al centro, porto le braccia su. Ed espirando scendiamo giù con le braccia sui lati. Da qui. Prepariamo a fare una respirazione con le spalle in modo da scaldare tutto il corpo. Inspirando andiamo su ed espirando scendiamo giù. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, su. Continua, stai scaldando tutto il corpo, quando fa freddo, in qualsiasi momento senti freddo, questo è un ottimo esercizio per scaldare tutti i muscoli e aumentare la temperatura del corpo. Inspira, espira, 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 espira. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 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 vado su, tengo le braccia su, trattengo.
Poi espirando dolcemente, scendo giù con tutto il corpo. Facciamo un respiro profondo addominale, inspiro, gonfiamo la pancia, espiro, svuoto. Portiamo le mani in Jammudra. Ci prepariamo per fare Kapalbhati, quindi il Kriya, la pulizia interiore, solo di espirazione. Facciamo un inspiro insieme. Espiriamo completamente. Ed inspiriamo di nuovo per iniziare Kapalbhati. Se hai il ciclo o mal di testa, vai piano. Inspiro. Espiro. Espiro, 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 espiro. Espiro, 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 espiro. 5, 4, 3, 2, 1. Espiro, espiro, espiro completamente, lascia fuori tutta l'aria e poi trattieni, vai in apnea, chiudi il mento, chiudendo uno dei bandi, porta su il perineo, risucchia la faccia in dentro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Trattieni ancora il perineo, rilascia la pancia, rilascia il mento e inspira lentamente, fa entrare tutto il prana, tutta l'aria che riesci, inspira, inspira, inspira. Quando raggiungi il tuo limite, chiudi di nuovo il mento e mantieni il perineo, la pancia rilassata. Cinque, quattro, tre, due, uno, rilascia il mento, rilascia il perineo ed espira, lasciati espandere. Shivoham, Shivoham. Vedi dei respiri di recupero qui da sola. E poi rilasciamo lentamente le gambe in modo da distenderle in avanti. Quindi distendiamo le gambe davanti a noi. Da qui poggiamo entrambe le mani sui fianchi. Con la schiena dritta, il piede a 90 gradi. Premiamo a terra e guardiamo di fronte a noi in modo che anche la zona del collo sia dritta. E con la pressione a terra è come se stessimo allungando la colonna dal pavimento. E respira.
Ultimi due respiri. Uniti due respiri, ci pieghiamo in avanti, prendiamo i pollici dei piedi, guardiamo in avanti, inspiriamo ed espirando scendi giù fino a dove il corpo lo consente. E respira. Due. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Cerca di rilassare completamente il corpo, lascialo andare al peso della gravità. Il prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Espiriamo in questa posizione, ci prendiamo i lati del piede. Inspiro, guardo in avanti. Ed espiro, scendo di nuovo. Respira, scivola, scivola. Arriva fino a dove il tuo corpo te lo consente, non ci deve essere sforzo. Una lieve distensione, piacevole, senza dolore. Inspira ed espira. Il prossimo inspiro, guardiamo in avanti con la schiena dritta. Espiro. Ed inspirando, ritorniamo su con la schiena. E da qui pieghiamo la gamba destra in avanti e la portiamo oltre alla gamba sinistra. Pieghiamo la gamba sinistra e manteniamo in questo modo entrambe le natiche sul pavimento con la schiena dritta e cercando di tenere il piede con tutta la pianta appoggiata a terra. Da qui, inspirando, andiamo su con le braccia ed espirando andiamo sul lato destro. Inspiro ed espiro. Cerca di mantenere la schiena su. Il braccio sinistro può essere o abbracciato se ti è più comodo, oppure se vuoi approfondire un po' di più in questo modo, cercando di non premere però sul gomito, quindi sul muscolo. La mano sinistra è già mudra in questo caso. Respira, shivoham. Ad ogni inspiro, shivo, ad ogni espiro, ham. Al prossimo inspiro ritorniamo al centro, portiamo le braccia su
Espiro, scendo, rilascio le gambe in avanti e adesso piego la gamba sinistra, la faccio andare oltre alla destra, piego la gamba destra e tenendo entrambe le natiche sul pavimento, schiena dritta, piede a terra, inspirando braccia su e facciamo la torsione sul lato opposto, sinistro. Respira, schiena dritta e se possibile la mano sinistra è completamente a terra. Guardiamo dietro di noi. Scivo, inspiro, espiro. Ancora due respiri e al prossimo inspiro. Ritorniamo su al centro, ci allunghiamo verso l'alto ed espirando rilasciamo entrambe le gambe, le distendiamo in avanti, le muoviamo in modo da attivare i muscoli e da qui ci spostiamo nella posizione del tavolo. Mani stessa distanza delle spalle, le ginocchia seguono, dita ben aperte, occhio come al solito a non andare in fuori col gomito, ma che resti così. E da qui, inspirando, andiamo su con la testa, poi con il resto del corpo ed espirando, scendiamo giù, inspiro su. Espiro giù, inspiro su, espiro giù. Iniziamo anche a muoverci un po' più rapidamente se ci sentiamo comode, altrimenti rimaniamo con questa velocità. Cinque, quattro, tre, due, uno, inspiro, 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 guardo verso l'alto. Ed espirando, premo a terra con le mani e vado nella posizione del bambino. Fronte a terra, le braccia possono essere rilassate, distese in avanti, oppure intorno al corpo. Respira. Cerca di far cadere a terra tutto il peso della gravità del tuo corpo. Lasciati completamente andare. Shivoham, Shivoham. Shiva è in noi. Perché non è altro che la manifestazione di Brahman, Ishvara, Dio, l'universo. E anche noi siamo parte di quella stessa energia. Inspiro ed espiro. Cerca di sentire come il tuo corpo si scioglie con il pavimento. Ci prepariamo per fare tre brambri. Prossimo inspiro, teniamo i denti separati, le labbra socchiuse. Inspiro. Mm.
Inspiro. Inspiro per ultima volta, un brambolo più lungo. Senti il suono del Brahmari che viaggia attraverso tutto il corpo, fino alle punte delle dita delle mani. Portiamo le mani all'altezza della testa. Nel prossimo inspiro ritorniamo nella posizione del tavolo, puntelliamo i piedi e da qui ci spostiamo nella posizione della montagna Parvottasana. Le dita delle mani sono ben aperte, le spalle rilassate, il bacino va verso l'alto. Respiro. Il collo è rilassato, così come la testa. Shivoham, Shivoham. Continuiamo a respirare profondamente. Nel prossimo inspiro portiamo la gamba destra verso l'alto e poi espirando portiamo la gamba destra in avanti e la poggiamo a terra, in modo da distendere la gamba sinistra dietro di noi e possiamo qui o rimanere a questa altezza come siamo, se è sufficiente già la distensione, oppure scendere giù con i gomiti, oppure se ti senti molto comodo già in questo modo, scendi giù completamente, in modo da distendere le braccia in avanti. Scegli la variante che per te è più comoda in questo momento. E respira. Il prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Se sei scesa giù, cammina lentamente indietro per riportarti alla posizione iniziale, dritta. E da qui puntelliamo il piede sinistro dietro, portiamo su la gamba ed espirando ritorniamo in Parvottasana. Rimaniamo qui per qualche respiro. Il prossimo inspiro, portiamo la gamba sinistra su questa volta ed espirando la gamba sinistra va al
petto, spostiamo il peso in avanti e apriamo la gamba sinistra come abbiamo fatto prima con la destra. Ci spostiamo bene con il peso, se stiamo qui, se sentiamo che è sufficiente rimaniamo qui, altrimenti possiamo scendere con i gomiti oppure, come abbiamo fatto prima, scendere completamente in avanti distendendoci. Scegli la variante che è meglio per te e respira. Shivoham, Shivoham, Shivoham. Al prossimo inspiro, guardiamo in avanti, sei distesa in avanti, camminiamo indietro per riportarci con la schiena dritta. Quando sei su, inspira, puntelliamo il piede destro su e ritorniamo nella posizione della montagna. Da qui puoi camminare in avanti con la punta dei piedi oppure, se ti senti più forte nelle braccia, puoi inspirare e saltare in avanti in modo da ritrovarti nella posizione di fronte. Lasciamo il corpo cadere giù in questo modo con i piedi vicini o che si toccano e poi ci prendiamo i gomiti in modo da permettere al corpo di distendersi verso il basso e respiriamo. Da qui rilasciamo le braccia, premiamo a terra con entrambe le piante dei piedi ed inspirandoci srotoliamo con la colonna vertebrale verso l'alto. La testa è l'ultima a salire. Ok. Da qui ci portiamo all'altezza del tappetino con i piedi uniti, le braccia rilassate. Aspetta che ti porto la webcam un po' più su, se mi vedi. No, troppo su, scusa. Ecco. Allora, le braccia sono rilassate e da qui, inspirando, apriamo la gamba destra verso dietro. E lasciamo la gamba sinistra in questo modo e la destra invece così all'interno per fare il triangolo. Quindi apriamo le braccia, inspirando ci lasciamo andare avanti e scendendo ti puoi prendere la caviglia oppure il pollice del piede. Scegli la variante che per te è più comoda e respira. Al prossimo inspiro, guardiamo giù, premiamo a terra con entrambi i piedi, ritorniamo su con le braccia, chiudiamo la gamba sinistra e apriamo quella destra. Il bacino guarda in avanti, ci pieghiamo verso il lato destro e scendiamo giù. Anche qui ci possiamo prendere o la caviglia o il pollice del piede.
e guardiamo verso l'alto. Respira. Ultimi due respiri. Guardiamo verso il basso, premiamo a terra con i piedi ed inspirando ritorniamo su. Da qui ci spostiamo nuovamente verso il lato opposto, ma questa volta il piede dietro è girato di 45 gradi. Inspirando, portiamo su il braccio sinistro ed espirando puoi portare il braccio o all'interno oppure all'esterno, dipendendo da come sei più comoda. All'esterno è più profonda la torsione, all'interno è più leggera. Ed espiro. Ancora un respiro. Nel prossimo inspiro ritorniamo su con entrambe le braccia e ci spostiamo sul lato opposto. Gamba dietro 45 gradi, il piede. Apri leggermente la gamba destra. Inspiro, braccio sinistro su, scendo o verso l'interno o verso l'esterno. E distendo il braccio destro verso l'alto, guardo su, respiro. Shivoham, Shivoham. Ultimo respiro, guardo giù ed inspirando ritorno su con entrambe le braccia e chiudo le gambe di nuovo in una posizione dritta, rilasso il corpo, respiro. Da qui riportiamo la gamba destra indietro e ci andiamo a piegare verso con il ginocchio sinistro, mantenendo però la gamba destra distesa. Quindi il ginocchio si piega mantenendo una piega che non va oltre la caviglia, quindi 90 gradi. E da qui portiamo la mano sinistra a terra. E il braccio destro si distende, guardiamo verso la mano destra. Ancora un respiro profondo. Premiamo a terra con entrambi i piedi, ritorniamo su, chiudiamo la gamba sinistra. E facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi scendiamo giù con la gamba destra, portiamo la mano destra al lato esterno del piede destro e ci distendiamo. Il piede dietro è completamente a terra, guardiamo la mano sinistra e respiriamo. Ultimo respiro. Prossimo inspiro, premiamo a terra, torniamo su. Chiudiamo la gamba destra dietro e andiamo di nuovo a piegare in questo modo, portando il gomito oltre in modo da fare la torsione del corpo.
te la faccio vedere sul lato opposto, ma penso che tu abbia capito cosa stiamo facendo. Se ti senti molto flessibile, puoi anche portare la mano direttamente a terra, ma solo se sei molto comoda. E rimaniamo qua per qualche respiro. Premiamo a terra, rilasciamo le braccia, inspirando torniamo su e facciamo la stessa cosa sul lato opposto. Quindi scendiamo con la gamba destra e andiamo a fare la rotazione portando il gomito oltre e rimaniamo così. E respiriamo. Ancora un respiro. Il prossimo inspiro, rilasciamo le braccia, inspirando torniamo su. E riportiamo la gamba sinistra a fianco alla destra. Rilassiamo le gambe. E da qui ci prepariamo per una posizione d'equilibrio. Quindi quello che andremo a fare è aprire bene il piede destro. Troviamo il punto di equilibrio del piede. E andiamo a fare l'albero. Quindi come al solito o qui, oppure qui. Scegli l'opzione che per te va meglio e poi fissa un punto fisso di fronte a te. Puoi portare le mani insieme al centro del petto oppure oltre la testa e respira. Le spalle sono rilassate. Immaginati proprio come se dalle tue braccia stessero uscendo degli arbusti frondosi verdi. Il tuo piede destro, in questo momento, il tuo tronco che radica a terra, una radice che cresce, ci mantiene. Ancora un respiro ed espirando rilasciamo prima le braccia e poi il piede sinistro. Rilassiamo. Facciamo la stessa cosa sul lato opposto, quindi radichiamo bene il piede sinistro a terra, prendo bene la pianta del piede e facciamo la stessa identica variante che abbiamo fatto su questo lato. Shivoham, Shivoham. Il benessere è il nostro stato naturale. Ancora un respiro. Ed espirando rilasciamo le braccia e poi la gamba destra. Rilassiamo. E da qui ci portiamo all'altezza del tappetino e scendiamo giù con tutto il corpo
tenendo però i talloni a distanza dal tappetino. Ops, ecco, senza cadere. Quindi portiamo i piedi insieme, le ginocchia insieme e guardando un punto fisso di fronte a noi, portiamo le mani in Namaskar Mudra e i talloni rimangono su. Ah, non ti posso vedere, infatti ogni tanto mi giro per guardarti ma non ci sei. E respiriamo. La schiena è dritta, i palmi delle mani premono gli uni contro gli altri, così come le gambe per aiutarci a mantenere l'equilibrio. Rilasciamo e poi ci lasciamo cadere a terra, delicatamente. Poi da qui, adesso andremo a fare una posizione della barca, che la possiamo fare o così, oppure se ti senti più flessibile, con più forza, puoi portare le gambe su e guardare verso la punta dei piedi. Scegli l'opzione che per te va meglio oggi, la schiena è dritta e respira. Espiro, scendo giù. Prima di sdraiarci a terra, facciamo una piccola distensione degli inguini, portiamo i piedi insieme, le piante dei piedi, ci prendiamo la parte di fronte, distendiamo la colonna vertebrale verso l'alto ed espirando scendiamo in avanti fino a dove il corpo lo consente. E rimaniamo qui per qualche respiro. Continuiamo per qualche respiro a sentire la distensione degli inguini. Nel prossimo inspiro torniamo su con la schiena dritta. Distendiamo le gambe di fronte a noi. E ci sdraiamo completamente a terra. Per prepararci ad entrare in Shavasana. Sentiamo tutto il peso del corpo a terra, le palmi delle mani guardano verso l'alto, o distesi o in Jamudra. Sentiamo ogni parte del corpo che tocca il pavimento. Shivoham, 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 Shivoham. Senti come la fronte si distende, si rilassa, così come gli occhi, il naso, le orecchie, la mandibola, relax, si rilassa il collo, il petto. Le spalle.
Il peso delle braccia si va facendo sempre più pesante. Anche quello delle mani. Si rilassa la bocca dello stomaco, manipura. Il pancreas, il fegato, i reni, il colon, il bacino. Anche le gambe si vanno facendo sempre più pesanti, come se stessimo sprofondando in uno stato di quiete assoluta all'interno del nostro tappetino. Polpacci, i piedi, le dita dei piedi. Relax.
Shivoham. Shivoham. Iniziamo a ritornare lentamente al nostro corpo fisico. Muoviamo le dita delle mani. Poi quelle dei piedi. E poi la testa verso destra e verso sinistra. La prossima inspirazione portiamo il braccio destro oltre la testa a distendersi e ci pieghiamo sul fianco destro. Mettiamo la mano sinistra a terra e ritorniamo in una posizione comoda seduta con gli occhi chiusi. La schiena dritta. La mano sinistra in Jammudra sul ginocchio. Portiamo sulla mano destra, chiudendo l'indice e il dito medio. E con il pollice tappiamo la narice destra per inspirare dalla sinistra. Ma prima facciamo un respiro insieme con entrambe le narici. Inspiro. Espiro completamente dal naso. E adesso tappo la narice destra con il pollice, inspiro dalla sinistra. Tappo la sinistra, espiro dalla destra. Inspiro dalla destra. Tappo la destra. Espiro dalla sinistra. Inspiro sinistra. Tappo sinistra. Espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra, espiro sinistra. Inspiro sinistra. Tappo sinistra, espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra, espiro sinistra. Ultimo, inspiro sinistra. Tappo sinistra, espiro destra. Inspiro destra. Tappo destra, espiro sinistra. Rilascio le mani sulle ginocchia, in Jammudra, entrambe, schiena dritta. Respiriamo.
Portiamo entrambe le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare insieme una Kanda Mantra, un Om e tre Shanti. La Kanda Mantra te lo condivido sullo schermo. Inspiriamo. Iniziamo con Om. Oh. Akanda mandala karam. Vyaptam yena characharam. Tatpadam darshitam yena tashmai shri gurave namaha. Shanti, shanti, shanti. Sfreghiamo i palmi delle mani gli uni contro gli altri, in modo da generare calore. Riportiamo i palmi delle mani agli occhi, inspiriamo. Ed espirando ci massaggiamo il viso, le tempie, gli occhi. La mandibola, il collo e qualsiasi zona del corpo dove lo sentiamo necessario. Namaste.